Buongiorno, sono Giuseppe, ho 48 anni, sono nato in Italia, vivo a Torino e mi occupo di imprenditoria. Allora, prima del trapianto, avevo poca autostima, e non sapevo più cosa fare, uscivo anche poche volte di casa e quando uscivo portavo il cappello, indossavo il cappello e il berretto, poi ho deciso di cambiare e capire un po' quale risultato ottenere e come farlo. La motivazione è stata quella di aver visto altri interventi su altre persone e ho visto che sono andati con successo e quindi ho voluto intraprendere anche io. Sono stato motivato da questo e come vedete ha dato tutto a gonfie vele, insomma. Allora sì, ho avuto molte persone vicino a me che mi hanno motivato ad intraprendere quello che io comunque avevo intenzione di fare, soprattutto la mia famiglia, alcuni miei amici anche. Trovandomi alcune cliniche dove io poi ho visto alcuni risultati e non mi hanno soddisfatto e sono andato avanti nel cercare la clinica top. Allora, prima di tutto la questione economica, sicuramente. Poi ero titubante di farlo all'estero. E poi mi sono informato su vari siti e ho visto i risultati di Veraclinic, di cui mi sono convinto ancora di più per intraprendere la strada che avevo in mente di fare. Allora, le motivazioni che mi hanno fatto scegliere Veraclinic sono quattro: la qualità, l'esperienza, i risultati e la convenienza. Veraclinic, basta guardare il mio risultato, è una clinica di esperienza con tecnologia avanzata e soprattutto la qualità e la soddisfazione che ridona e dà al cliente stesso. Allora, la mia esperienza è stata fantastica. Sono arrivato ad Istanbul e sono stato accolto calorosamente. Ho iniziato a conoscere la città, gli abitanti, la loro cultura, ma soprattutto il mangiare squisito. Mi hanno messo a disposizione l'autista, avevo una grande interprete, Mirela, che mi hanno seguito passo per passo e mi sono reso conto che è una città da rivedere e da ritornarci di nuovo. Prima dell'intervento ero deluso, ero preoccupato e non avevo più fiducia in me stesso. Poi dopo l'intervento con Veraclinic, ad oggi mi sento un leone e ho raggiunto il successo della mia personalità, insomma. Sicuramente l'avrei fatto prima, ma oggi con l'espansione di internet ho avuto la possibilità di conoscere la clinica giusta e per cui anche la tecnologia del trapianto ha avuto dei passi enormi, ma oggi mi sento soddisfattissimo. Ritengo che i capelli per un uomo siano importantissimi, sia per la fase immagine, sia per interagire, interloquire con gli altri. È un punto di autostima fondamentale. Beh, che dire, i commenti della mia famiglia, degli amici, ma soprattutto della mia compagna sono stati molto positivi. Hanno visto il cambiamento radicale che ho subito.
la mia soddisfazione e la mia autostima. Mi hanno fatto tutti dei grandi complimenti. Eh sì, è stato un cambiamento radicale. Prima avevo la collezione di berretti, adesso non ne ho quasi più, quindi voilà. Come si nota, l'acconciatura preferita è quella attuale, il ciuffo lato destro. Basta guardare la mia faccia, il mio viso, è sempre sorridente, la soddisfazione aumenta sempre, giorno per giorno. Ragazzi, sono 3 anni e mezzo che ho effettuato il trapianto con Vera Clinic ed è veramente spettacolare. Scegliete la clinica giusta innanzitutto, la tecnologia e soprattutto l'esperienza, ma la cosa fondamentale è la qualità. Quindi non abbiate paura e fate come ho fatto io. Raccomanderei Vera Clinic agli amici al 100%, anche perché ho passato un lungo periodo ad informarmi sulla clinica e ho constatato che attualmente è la migliore sul mercato a livello di qualità, a livello di esperienza.